Ieri è stata una giornata importante per il coro popolare e per la banda cittadina. Si è festeggiato infatti Santa Cecilia, la santa protettrice di musicisti e di cantori. Banda e coro l'hanno festeggiata prima con una cerimonia religiosa officiata da Don Giuliano nella chiesa di Santa Caterina, uno scrigno prezioso e raccolto. Poi si è tenuto un concerto nella chiesa dei Filippini, in cui si sono esibiti alternativamente il coro diretto da Loris Tiozzo con canzoni popolari e la banda diretta da Rosella Tiozzo, che ha offerto un repertorio variegato e non strettamente bandistico. Un buon pubblico ha assistito all'esibizione, che si è conclusa con un bis che ha visto banda e coro esibirsi insieme con l'inno a San Filippo Neri. Un piccolo imprevisto ha visto rompersi il leggio del direttore della banda durante l'esibizione. La cosa è stata risolta in corso d'opera, ma il pubblico presente non si è fatto ripetere due volte la richiesta di aiuto per far fronte a questa spesa e ad altre, quali quelle necessarie per la sistemazione di alcuni vecchi strumenti musicali, ed è accorso a lasciare un'offerta. In cambio, in ricordo e in ringraziamento, è stato lasciato un calendario con le immagini tratte dai vari concerti di queste realtà cittadine, sempre presenti a rappresentare la città. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli. Dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità. Non solo salato, ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.